La cosa più importante è il fondo e ringrazio molto la signora Imbeni per darmi la parola, perché prima di tutto volevo avere un pensiero speciale per il 10° anniversario della scomparsa di Renzo Imbeni. Mi sembra bello vedere l'Europa come un'opera di generazione una dopo l'altra e dobbiamo tenere forte la memoria di chi ci ha lavorato prima. Poi c'è un'altra cosa, parlo di un Parigi, da Parigi, una città ferita da poco. Ho l'impressione che mai come adesso siamo stati in una situazione dove il pericolo di vedere l'opera comune distruggersi sia stato così grande. Per motivi diversi, per motivi legati a elementi esterni e per motivi interni. Ho sentito le parole sull'Europa diventata un'entità ostile e nemica, penso che molti cittadini lo sentono così. Ci sono anche questi movimenti di popolazione, i profughi, i migranti che fanno paura, non dobbiamo sottovalutarlo, fanno paura anche ci sono problemi molto concreti. Io devo dire che ammiro molto lo sforzo che sta facendo la Germania in questo momento, ma è anche uno sforzo in Grecia e uno sforzo in Italia per l'accoglienza da tempo. Dunque la società cerca di dare una risposta di umanità, ma a un certo momento può darsi anche che non ce la facciamo più, che va al di là di quello che è possibile, non dico di quello che vogliamo, ma di quello che possiamo dare in termini di aiuto concreto. Ho parlato con delle donne greche che fanno la minestra per chi arriva sull'isola dove sono i profughi, perché fa già freddo. Sono delle cose molto concrete, poi anche a livello geopolitico. Dunque non dobbiamo sottovalutare questo. Gli attacchi terroristi, e spero di cuore che l'Italia non sarà colpita, che gli altri paesi non saranno colpiti, ma può succedere dappertutto e creare in tutta l'Europa una sensazione di paura, di ansia, che anche quella è molto negativa per portare il nostro progetto. Poi ci sono gli errori che abbiamo fatto noi e sulle quali non dobbiamo cercare capi espiatori altrove. La governance della zona euro non è di ottima qualità, abbiamo creato disuguaglianza, abbiamo creato povertà. Siamo rimasti insieme e questo non dobbiamo sottovalutarlo, perché la tentazione di lasciare perdere o di perdere uno Stato membro era fortissima e i governi, anche se tutto questo è stato molto costoso, e penso all'Italia, a quello che ha fatto il presidente Napolitano per salvare l'euro nel 2011-2012, il fatto che Mario Draghi ha fatto tutto il suo possibile. Dunque la volontà di stare insieme c'è, ma non dobbiamo pensare che la governance della zona euro è sufficiente e può dare voglia di rimanere a lungo insieme. Perché abbiamo fatto l'euro per la prosperità, per il welfare, per migliorare le condizioni di vita, come diceva il Trattato di Roma, e non solo per vedere conseguenze negative anche delle proprie errori. E dunque siamo in un periodo di paradosso, perché queste forze di disintegrazione sono fortissime e dobbiamo prenderle sul serio. Dall'altra parte, se guardiamo alle sfide attuali, se guardiamo alle cose più urgenti che sono di fronte a noi, si vede che se l'Europa non esistesse sarebbe il momento giusto per crearla. Prendo due o tre esempi. Ho già parlato dei migranti, ho già parlato del terrorismo, ma dopodomani si apre a Parigi una conferenza molto importante sul cambiamento del clima, e anche su questo si vede una cosa semplice, è che
l'umanità è sempre più interdipendente. L'organizzazione in stati nazionali, come abbiamo visto da quattro secoli, in Italia uno e mezzo, in Germania uno e mezzo, è un'organizzazione che non corrisponde più al mondo com'è oggi. Possiamo essere molto orgogliosi di essere italiani, francesi, tedeschi, americani, ma alla fine per combattere il cambiamento climatico, che è una cosa vitale per noi e per i nostri bambini, e vorrei insistere, non è una cosa la quale possiamo dire boh, non ci, se ci riusciamo non è grave. Dunque per tutto questo si vede che c'è una necessità di lavorare insieme a un livello sopranazionale, ma anche di andare al di là del coordinamento, e questo vorrei insistere per il pubblico, per tutti noi, è il valore aggiunto del metodo comunitario. Non è solo un'organizzazione internazionale dove stati sovrani rimangano sulle loro posizioni, come forse, spero di no, ma la settimana prossima lo vedremo a Parigi, dove dicono ma non vogliamo meccanismi legally binding, non vogliamo andare al di là delle promesse. Se non siamo capaci di andare al di là, di mettere il diritto, di mettere il rispetto dei trattati sopra la nostra sovranità, non avremo le soluzioni per domani. E questo l'Europa l'ha fatto, forse male, da un certo punto di vista, ma l'ha fatto. Abbiamo una Corte di giustizia, abbiamo delle regole, e io vorrei insistere qui su un punto. Forse le regole non sono adatti, forse il patto di stabilità dovrebbe essere utilizzato con un po' più di flessibilità, su tutto questo posso essere d'accordo, ma non dobbiamo dimenticare che non è possibile vivere insieme se ognuno non ha il dovere morale di rispettare le regole comuni. Dobbiamo discutere sulla qualità, come dire, le regole si possono cambiare certo un giorno se non sono più adatte, ma mi disturba un po' quando vedo in Francia e in Italia soprattutto un'atmosfera di antitedesca, sono loro a imporre le regole. No, non è vero, abbiamo fatto i trattati insieme, e per la sopravvivenza dell'Europa dobbiamo mettere il diritto al primo piano, perché se non c'è il diritto c'è la forza, e dunque saranno i paesi più potenti a imporre ai più piccoli le loro decisioni. Questo è il tesoro del metodo comunitario. So che nella tradizione italiana tutto questo si sa molto di più da in Francia, ma anche oggi mi sembra utile sottolineare per l'Italia e per tutti noi. Dunque, dove possiamo andare adesso? Qual è il futuro? Quali sono le vie? Devo dire francamente, non ho la soluzione da sola, mi sento molto modesta perché siamo ancora di nuovo in una situazione complicata, ma direi che vedremo se i nostri capi di governo, capi di Stato, hanno il senso della storia. Il senso della storia è che in questo secolo siamo entrati, come l'ho detto, nel secolo dell'interdipendenza, per lottare al terrorismo, abbiamo bisogno di molto più cooperazione transnazionale, e può darsi che l'Unione Europea va in pezzi, ma dal mio punto di vista potremmo essere in un periodo dove c'è allo stesso tempo disintegrazione e più integrazione. Mi spiego. Ci sono paesi, e questo è un po' triste perché dal mio punto di vista non è nel loro interesse, che stanno andando sulla via dell'uscita, con una domanda ufficiale per il Regno Unito di rinegoziazione, se no hanno già detto che potrebbero andarsene. L'Ungheria è già al di là del rispetto dei trattati sui diritti umani, su questo punto per la Fondazione Imbeni è molto importante e dobbiamo sottolinearlo. Non era solo per entrare nell'Unione Europea che era necessario rispettare i diritti umani, ma anche per essere membro. Vediamo in Polonia un governo che ha tolto le bandiere europee e, come ha detto Guy Verhofstadt,
se voi togliete le bandiere forse potete anche dare i soldi che l'Europa ha mandato alla Polonia, e siamo un po' troppo, come direi, compiacenti con paesi che non rispettano i simboli ma vogliono i soldi, dato soprattutto dall'allargamento della Francia e dall'Italia. Dunque, può darsi che questi paesi, forse altri, spero non il mio, perché anche non voglio fare la lezione agli altri, vedo bene anche tutte le difficoltà in Francia con il Front National, eccetera, ma almeno finora non c'è una domanda di rinegoziato del trattato. Dunque può darsi che dopo anni in cui, e questa è la cosa tristissima con l'inglese, in cui avevamo trovato un modo per non fare esattamente tutte le stesse cose, non avevano loro l'euro, non avevano Schengen, non avevano tutte le regole sociali, ma eravamo rimasti insieme come una famiglia e ognuno era nella casa europea con le stesse regole e con la partecipazione agli istituzioni. Può darsi che dopo la discussione ci sarà un'altra posizione per il Regno Unito, io spero di tenerli vicinissimi, ma dobbiamo essere seri. Non dobbiamo accettare una domanda dove alla fine chi non vuole rispettare niente ha più di chi rispetta. Io lo dico non come un esperto di Europa, ma come una mamma. Non si può dare di più al figlio o alla figlia che minaccia ogni momento agli altri. Dunque, se loro vogliono andarsene, se ne vanno. Se vogliono rimanere, hanno diritti, ma anche doveri. E non, come si dice in inglese, there is no such thing as a free lunch, no? Non c'è neanche un mercato unico senza una partecipazione attiva a favore degli altri. Non si può essere una visione, io prendo qualcosa nel mercato unico, ma dare non lo voglio, voglio tenere per esempio le mie regole in materia finanziaria, in materia bancaria, eccetera. Siamo all'inizio della discussione e ancora una volta sottolineo, per il Regno Unito ma anche per l'Europa, per tutti noi sarebbe molto meglio se riusciamo a trovare un accordo, ma non un accordo ad ogni prezzo nel quale finalmente non siamo più nella giustizia tra i membri e nell'equità, perché questo non si può immaginare. Dunque queste sono le forze di disintegrazione. La cosa che spero come membro della zona euro, come deputato europeo, è che possiamo anche forse chiarire che cos'è e che cos'era la forza dell'euro. L'euro non è una moneta, era un progetto politico. Era il veicolo per andare insieme su una strada, non so se deve essere la strada degli Stati Uniti d'Europa, perché spesso quando utilizziamo questa parola la gente pensa facciamo esattamente la cosa che gli americani hanno fatto. Questo non è vero, ma per tutte le persone che hanno voglia di rileggere i Federalist Papers, si vede bene che tutte le domande che si sono fatte gli americani alla fine del XVII, come si dice così in italiano, sono esattamente quelle che dobbiamo affrontare oggi. Come si fa una multi-level governance, con decisione nel centro o nella periferia, come si rappresentano popoli piccoli come Rhode Island o più grandi come il Massachusetts, eccetera. Tutte queste cose, se certo, non dobbiamo fare un copy-paste degli americani, ma dobbiamo alla fine dare risposte su una problematica similare. Dunque io spero che possiamo andare in questa direzione dell'Unione, ritrovare la voglia di farlo, di dirlo e di non avere più il mare tra il dire e il fare, ma avere un'agenda forse con delle tappe, forse. E Mario Draghi, devo dire, ha fatto parecchi discorsi dimostrando perché è importante per l'euro e per la dimensione politica, potete leggerli, sono molto dettagliati, io non voglio entrare nei dettagli, ma in ogni caso se vogliamo questa integrazione dobbiamo chiederci tutti non che cosa mi porta l'Europa, ma che cosa sono pronto io a dare all'Europa.
quanto sovranità. E la sovranità significa, per esempio, e lo dico per il signore Valls come per il signore Renzi, che le decisioni di bilancio è una materia comune. E dunque nessuno può dire la Commissione non mi interessa, anche delle parole più dure, decidiamo noi, o come ha fatto Hollande questa settimana, forse, spero, nell'emozione degli attentati, che il patto di stabilità non si applica più alla Francia, perché se perdiamo lo spirito comune non andremo da nulla parte. La condivisione del potere, il trasferimento a Bruxelles, a Francoforte, è costoso, è penoso. Non è una cosa facile e non dobbiamo dire delle bugie, perché io ho l'impressione che nella tradizione federalista c'era anche un po', come direi, era un po' pigro ogni tanto. Dicevamo sì, lo sogniamo, ma gli sforzi per arrivarci non eravamo pronti a fare. Poi quanti soldi mettiamo in comune? Se dobbiamo avere una sicurezza comune, chi paga? E chi dà anche gli uomini per avere un esercito comune. Non si può condividere, dal mio punto di vista, la moneta, l'economia, della sicurezza all'aria. Interna, la polizia, il controllo delle frontiere, ma anche esterno. Non lo dico perché sono una francese militarista, non sono molto prudente con l'uso della parola guerra, che dal mio punto di vista viene usato un po' troppo in questi giorni, ma è vero che siamo rimasti per decenni sotto l'ombrellone, l'ombrello, non so come si dice, degli americani, senza chiedersi che cosa faremo se un giorno loro si svolgono verso il Pacifico. E questa cosa non significa che dobbiamo avere un esercito domani mattina, ma che dobbiamo lavorarci molto di più. E poi di fronte all'ISIS, vorrei dire che stupra le donne, che distrugge le vite umane, che non rispetta i beni culturali. Mi dispiace, non c'è una differenza tra la Francia e l'Italia. Sono valori comuni che dobbiamo difendere in comune. Dunque la mia conclusione è che, e questo è davvero un po' spaventoso, ma lo dico come lo sento, ma anche esaltante, anche una nuova frontiera per le nuove generazioni. La politica come l'abbiamo conosciuta, nell'ambito nazionale, dove la questione è, non so se votiamo per Hollande, per Sarkozy, per Renzi o per non so chi, questa concezione, dal mio punto di vista, è del passato. Per le nuove generazioni di politici, lo sforzo da fare è lo cambiamento di scala. Se hanno lo senso della storia, loro devono fare un po' quello che hanno fatto i re di Piemonte. Hanno lasciato Torino, hanno anche perso la Savoia per creare l'Italia. Ma non sono sicura che oggi si parlerebbe di più di chi sarebbe rimasto il re di Piemonte da quando si parla oggi dell'unità italiana. Dunque è questo cambiamento di scala. Ci sono delle generazioni che fanno della gestione, e ci sono delle generazioni che fanno fare un passo che non è mai semplice, che è un passo verso un mondo meno conosciuto, e questa è la forza della Le Pen e della Lega e tutti quelli, e che parlano del passato, e il passato è conosciuto, il passato è quello che anche, come direi, la cultura che abbiamo, le tradizioni che abbiamo, tutto questo è molto più simpatico di una cosa che non conosco, nella quale devo lavorare con delle persone diverse, con i tedeschi, con i finlandesi. Tutto questo è molto meno. Dunque io non sono venuta oggi per dire delle cose facili, ma mi ha fatto molto piacere dirlo, e spero che, e sono sicura che una fondazione come la Fondazione Imbeni e tutto il popolo di Emilia Romagna, che dà all'Europa tanto dal punto di vista della cultura e anche del cibo, che è molto importante, questo non la video conference non si può godere, questa è la mia punizione per avere detto delle cose troppo difficili. Ciao a tutti e grazie tantissimo. Cara Silvi, hai appena detto cose molto importanti, interessanti, molto chiare tra l'altro, e hai affrontato, sia pure in sintesi,
praticamente tutti i problemi che noi ci porremo qui questa mattina in questa tavola rotonda. Quindi, se tu credi, possiamo anche considerarci soddisfatti di quello che ci hai appena detto. Se invece vuoi, possiamo ricollegarci con te dopo che avremo fatto tutto un giro di tutti gli altri relatori tra un'ora e mezza circa. Di tu che cosa vorresti fare? Francamente mi piacerebbe molto, ma come il suono è di pessima qualità, è no, molto difficile seguire da lontano. No, ma io ti chiedevo solo, interrompiamo, ti richiamiamo fra un'ora e mezza, se vuoi ancora dirci qualche cosa ti riassumerò brevemente quello che è stato detto, così non stai in pena qua ad ascoltare per tutto il tempo che si vede, si sente abbastanza male. Quindi se vuoi, quando abbiamo fatto tutti gli interventi proviamo a richiamarti e se possiamo parliamo un altro 5 minuti con te. Se non riusciremo ti ringraziamo adesso e ti salutiamo tanto e spero di vederti presto. Grazie Silvia. Un saluto già e vedremo. Ciao. A più tardi, spero. Ciao, grazie. E io devo dire che sono rimasta molto contenta di questo intervento della onorevole Goulart, che conosco già da diversi anni, è venuta per le prime due edizioni a Modena alla Summer School. Poi non siamo più riuscite, non è la prima volta che io la invitavo a venire a Bologna e siccome è una donna molto attiva, anche politicamente, poi una madre di famiglia, insomma, i suoi tanti impegni finora le avevano impedito. Questa volta aveva proprio deciso di venire e poi voi sapete, insomma, che da una quindicina di giorni siamo in una situazione nuova, particolare, tanto più che lei vive a Parigi. E quindi, però credo che con questo intervento abbia già fornito un ottimo contributo a questa nostra discussione. Quindi...